Vogliamo manifestare la nostra solidarietà a tutti i lavoratori della sanità, di qualsiasi qualifica, dai medici agli operatori, agli ausiliari, per il compito così gravoso che hanno di assistere i nostri malati, i nostri anziani e tutta l'utenza della sanità. Quindi da questo punto di vista, oltre a manifestare questa solidarietà ai lavoratori, vogliamo chiedere alle autorità competenti, quindi sia dal punto di vista regionale che anche al commissario dell'ASP di Agrigento, di avviare una definitiva programmazione per le assunzioni, per sgravare i lavoratori in atto che fanno turni massacranti. Dall'altro lato non vogliamo abbandonare l'idea di costruire una piattaforma per avere il rinnovo del contratto, e quindi questa manifestazione che si svolge in tutta Italia è anche per sensibilizzare le autorità ad affrontare questo problema e stipulare il contratto, il rinnovo del contratto nazionale di lavoro, prevedendo anche una nuova classificazione del personale, permettendo, diciamo, al personale valido di poter anche avere un percorso di carriera e anche di dare strutture necessarie a una nuova sanità. Quindi non vorremmo vedere le scene di cittadini e utenti che vengono respinti dall'ospedale o dalla sanità. Non vorremmo avere la sicurezza, come è stata per i nostri genitori, per le generazioni passate, di avere un bisogno e trovare l'ospedale, ma anche la medicina territoriale, una disponibilità all'accoglienza e alla cura. Quindi questo è un momento di svolta di questa crisi sanitaria. Noi vogliamo approfittare per proporre, per incitare le autorità ad avere un approccio diverso verso la sanità, verso i lavoratori della sanità. La preoccupazione rilevante è la sicurezza per i lavoratori, e noi stiamo puntando a sensibilizzare in questo momento storico tutti i soggetti esterni. E la manifestazione della funzione pubblica e anche coinvolge gli altri lavoratori, e in questo momento stiamo dando la solidarietà ai colleghi della sanità. Tenga presente che la nostra preoccupazione è quella che tutti i DPI, quindi i dispositivi di protezione individuale, vengano distribuiti in modo, diciamo, adeguato rispetto al rischio che attualmente è in essere in questo momento di pandemia. Noi siamo qua per appoggiare l'iniziativa delle segreterie nazionali per il rinnovo del contratto collettivo della funzione pubblica. Purtroppo oggi, in un momento così critico, emergono come tantissime criticità sul sistema sanitario, partendo dalla carenza del personale su tutto il territorio nazionale, a tutta una serie di criticità oggettive e dimostrabili che sono state denunciate in tutta Italia. Il contratto collettivo rappresenta una miglioria per tutto il personale che rientra nella sanità, in modo particolare questo nuovo rinnovo del contratto dalla piattaforma che è stata fatta si evince un miglioramento significativo nella qualità dei servizi e della crescita professionale di molte professioni, partendo dagli operatori sociosanitari, agli infermieri, a tutte le figure professionistiche che lavorano all'interno degli ospedali e del sistema sanitario. Purtroppo, diciamo, mancano 1,5 miliardi per arrivare all'obiettivo, e il governo dovrebbe farsi una domanda in merito, perché oggi veramente più che mai si evidenzia la necessità di sanità, la necessità di professionisti che dedicano e stanno dedicando da tempo, sin dalla prima ondata, la propria vita, ai propri familiari, per il bene del paese e per il benestare di tutti.